Eccolo qua il mio David, qui al riparo da oltre 140 anni, nato per la cupola di Santa Maria del Fiore, poi come simbolo del coraggio della Repubblica Fiorentina, per 300 anni sull'arengario di Palazzo Vecchio, in balia delle intemperie e dei piccioni. Ma poi, grazie a te, amico mio, al riparo qui, nella galleria dell'Accademia. È stato un onore per me, maestro Michelangelo. Ma dimmi, Lorenzo, com'era il mestiere di scultore ai tuoi tempi? Mi piacerebbe che tu mi rendessi edotto della tua storia, della tua vita. Se vuoi ti racconto, anzi ti offro una bevanda di gran moda ai miei tempi, il caffè. Nacqui anche io in terra toscana, a Savignano, vicino a Prato. Poi le vicende che accaddero oltre le Alpi nel Regno di Francia mi catturarono. Ci fu una grande rivoluzione. Teste di re e nobili rotolavano giù dal patibolo. Ma dici veramente? Hai mai sentito parlare di Napoleone Bonaparte? Un piccolo caporale che dalla Corsica andò a Parigi a 9 anni. Diventò prima generale e poi imperatore di mezza Europa. Da giovane ero entusiasta di lui, così mi arruolai anche nell'esercito francese. Tanto che poi mi stabilii a Parigi. Per mille bombarde, Parigi deve essere bellissima. E poi c'è la cattedrale di Notre Dame. Continua, te ne prego. A soli 22 anni entrai nello studio del famoso pittore David. In quella fucina di grandi artisti conobbi Ingres e l'inglese Flaxman. Al concorso di scultura Prix de Rome fui anche premiato. Questo successo mi fruttò molti incarichi, come la commissione di un busto bronzeo di Napoleone per il Museo del Louvre. Entrai nelle grazie di Napoleone anche per merito della sorella, Elisa Baciocchi. Fu lei a chiamarmi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. Carrara! Ricordo i miei viaggi là per cercare i blocchi di marmo. Purtroppo, con la sconfitta di Napoleone, il vento della storia cambiò. E le cose cambiarono anche per me. Dovetti rifugiarmi a Firenze, anche se lì mi vedevano di cattivo occhio in quanto bonapartista. A Carrara distrussero tutte le opere del mio studio. Chi erano i tuoi committenti, Lorenzo? Abati? Vescovi? Principi? No, Michelangelo. Nei primi anni dell'Ottocento, la penisola italiana divenne meta di ricchi visitatori. Nobili e borghesi da tutta Europa, il cosiddetto Grand Tour. Madre santa, e che venivano a fare questi signori? A vedere le bellezze naturali e le opere dell'uomo, come quelle degli artisti del Rinascimento, come te. In effetti... Certo, non potevano comprare le opere dei musei, allora gli commissionavano ritratti su ritratti. Ve ne sono di disseminati in tutto il mondo. Nel mio studio rimanevano i modelli in gesso, quelli che vedi qui nella mia gipsoteca. Il tuo modo di lavorare era diverso dal mio. Utilizzavi modelli in gesso da riprodurre poi in marmo. Certo, è utile per fare un ritratto. Per i busti, i monumenti funebri, sono generi di opere che devono essere fedeli alla persona reale per ricordarla, immortalarla. Sì, la mia concezione artistica era purista, l'imitazione della realtà. Non creavo figure idealizzate come durante il neoclassicismo. Vuoi dire come faceva Antonio Canova? Esatto, proprio così. Pensa che quando fui professore di scultura qui all'Accademia di Firenze, ho portato dei modelli umani non convenzionali, come ad esempio un gobbo. E adesso, ironia della sorte, il destino ha voluto che i tuoi modelli venissero qui nel luogo dove hai insegnato. Sì, dopo la mia dipartita, lo Stato italiano acquisì i gessi e li collocò nel convento di San Salvi. Sappi che quella zona rimase allagata per la terribile alluvione del 1966. Molti gessi furono danneggiati. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, mio caro, in questo modo vennero riscoperti, restaurati e giustamente collocati qui alla Galleria dell'Accademia di Firenze, in cotanta buona compagnia e riallestiti simili a come era il mio studio.